Assente. Di Paola. Foti. Conti presente. Fresta. Assente. Grasso presente. Leotta. Marano. Patanè. Puglisi. Raciti Salvatore. Assente. Rapisarda. Sorbello Alfio. Assente. Invito il pubblico fuori dall'aula a fare silenzio. Sorbello Fabio. Trovato Alfio. Bene, la seduta è validamente ricostituita. Si può procedere con l'ordine del giorno. Comunicazione nota protocollo 5123 del 17 aprile 2015 a firma del Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente. Comunicazioni e chiarimenti sulla realizzazione del CCR. Rientrano i consiglieri Raciti e Sorbello Alfio. Prego, consigliere Di Paola. Diritto di parola. La mano del padrone. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, torniamo a parlare del CCR, consigliere Marano. Visto che l'hai citato. Allora, riprendiamo un po'. Consigliere, io le inviterei a lasciar parlare il consigliere Di Paola. Grazie. Consigliere, non la inviterei a non esagerare, a mandare a un contegno corrispondente al ruolo che stiamo esercitando. Grazie. Consigliere Di Paola, allora, prego, non tenga conto dell'interruzione. Riprendiamo dal Consiglio del 16 aprile 2014, e quando c'è stata la discussione sul CCR, e si è stabilito allora che i lavori passavano alla terza commissione e si davano 90 giorni di tempo per diciamo, decidere il luogo dove poter avvenire il CCS. Da allora ci sono state chiaramente varie commissioni, dalla 2 del 20 maggio, verbale numero 2 del 20 maggio 2014, dove il gruppo di maggioranza ha presentato tre siti possibili, e allora la proposta A, che era la di in via Mazzini, via Fago, la proposta B, sito adiacente al via Dighetto, la proposta C, sito adiacente alla via Provinciale, mentre il gruppo di minoranza confermava il sito di via Luminaria, vicino al pastificio Poiati. A questa commissione, la successiva numero 3 del 12 giugno 2014, l'ufficio tecnico relazionava un pochettino. E allora, il dirigente dell'area tecnica, ingegner Cidiacomo, produce una nota sull'argomento che viene allegata al presente verbale. Allora, la nota dice che dopo uno studio il sottoscritto, ingegner Cidiacomo, sotto il profilo tecnico parere favorevole al sito di via Fago dove localizzare il CCR. In alternativa e in subordine al sito di via Fago si ritiene ugualmente idoneo anche il sito di via Provinciale, mentre per gli altri siti proposti non appaiono meritevoli di essere considerati atteso che gli stessi presentano criticità sotto il profilo paesaggistico e su criteri di omogeneità urbanistica. Per cui si è arrivato al punto di stabilire che il sito, diciamo, più idoneo era quello di via Mazzini, via Fago, per intenderci dove c'è il ponte che è stato fatto l'ultimo, che attraversa
che vai dalla via Mezzina alla via Fago. Nella commissione del 19 giugno, verbale numero 4, allora, l'ufficio tecnico chiede, allora, allora, si rinvia la discussione alla prossima riunione da convocare non appena sarà definita un'analisi dall'ufficio tecnico, un'analisi più approfondita sulla fattibilità di realizzazione del CCS nelle aree ritenute idonee nel rispetto della tempistica di cui alla delibera numero 13 del 14, del 16/4/2014. Si è passata poi al verbale numero 5 dell'8 luglio, dove l'ufficio tecnico chiedeva altri 15 giorni di tempo per, diciamo, poter approfondire i lavori, per vedere e stabilire se il CCR può essere effettivamente collocato nel sito di via Fago, via Mezzini. Nella seduta del 31 luglio, allora, nella seduta del 31 luglio, in relazione all'ingegner Cidiaco, una relazione sull'argomento facendo presente che il sindaco ha ricevuto un'offerta dalla ditta Giuffrida Giuseppe e Antonio, con sede in contea San Daniele, via Fago 3, dove il signor Giuffrida dava, diciamo, disponibilità alla realizzazione e conduzione del CCR. Allora, il sottoscritto Giuseppe Giuffrida, nato a San Daniele, eccetera, eccetera, residente alla Cireale, con sede legale a San Daniele, via Fago 3, dà la disponibilità al comune di Santa Venerina il terreno di proprietà della società Giuffrida Giuseppe e Antonino SRL nell'estensione complessiva di circa 3.000 metri quadrati, sito nel territorio di Santa Venerina, censito al foglio 26, particella 780, 782, 792, e parte della 704 per la realizzazione e gestione di un'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti differenziati provenienti dal comune di Santa Venerina. Questa qua era la proposta del signor Giuffrida. Dal verbale numero 6 del 31 luglio si passa al verbale numero 15 del 19 di marzo, dove la commissione ha chiesto all'ufficio tecnico, diciamo, delle novità riguardanti il CCR. Su questo l'ingegner Ciriacono nella commissione del 26 marzo dice questo. Allora, l'ingegner Ciriacono relaziona sul procedimento di ubicazione del CCR, illustrando la proposta di linea di massima di una linea d'azione costituita da un pubblico bando comunale finalizzato alla conoscenza della disponibilità di soggetti privati alla cessione o gestione del terreno e le condizioni economiche connesse alla finalità del CCR. Sentita l'esposizione dell'ingegner Cidiaco, i consiglieri Racita e Fresta chiedono una relazione scritta in merito da esaminare nella prossima riunione, mentre gli altri consiglieri richiedono un aggiornamento degli atti dell'oggetto. Gli atti dell'oggetto sono quelli che vi ho appena dato, che si è discusso nella commissione numero 17 del 31 marzo 2015. Allora, l'ingegner Ciriacono, a seguito della richiesta avanzata dalla commissione, in seno alla precedente verbale, relaziona sul procedimento di ubicazione al CCR, producendo una nota indirizzata alla terza commissione, avente per oggetto procedura per la realizzazione di un centro comunale di raccolta che viene allegata alla presente verbale. Dopo ampia discussione sull'argomento, la commissione prende atto della proposta ivi contenuti e decide di relazionare in seguito al Consiglio Comunale su quanto riportato dall'ingegner Ciriaco con la nota di cui sopra. Allora, qui noi abbiamo una comunicazione dell'ufficio tecnico praticamente alla ditta di Giuseppe Giuffrida, dove praticamente l'attività della procedura amministrativa per l'approvazione dell'intervento proposto in variante l'attività produzione di inizio privata risultano precluse dalla delibera, perché c'è stata una delibera del 2008, 29/10/2008, numero 57, che non consente di attivare le procedure necessarie per la realizzazione di nuovi interventi produttivi in variante allo strumento urbanistico posti in essere da soggetti privati. Da qui
dopo le varie premesse. Si procede e allora, praticamente procede all'individuazione di un sito nell'ambito comunale attraverso una selezione pubblica, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e successiva valutazione da parte di una commissione del sito più idoneo, sulla base di criteri preventivamente individuati nell'avviso pubblico, per cui chiede di fare un avviso pubblico. Fra i parametri di valutazione dovrà essere inserito anche il prezzo dell'area oggetto di proposta di vendita. Individuata l'area in cui potenzialmente potrebbe essere realizzato il centro comunale di raccolta, dovrà essere stabilito se relazionarlo con fondi pubblici oppure attraverso l'utilizzo di fondi privati. E noi vediamo che c'è uno schema dopo. Praticamente lo schema cosa dice? Si pubblica il bando, si esamina la proposta da parte delle commissioni, c'è cioè una commissione che esamina queste proposte che arrivate, si valuta la congruità del prezzo, si individua un'area idonea dove realizzare il CCR delle proposte chiaramente pervenute, si predispone uno studio di fattibilità. A questo punto si inserisce nel piano triennale e si hanno due strade diverse, una strada mediante fondi pubblici, mentre l'altra è mediante un progetto di finanza. Chiaramente nell'uno o nell'altro caso ci sono strade diverse da percorrere. Nel caso di impianti pubblici, di fondi pubblici, si redige un progetto preliminare, si passa all'approvazione del progetto preliminare con una conferenza di servizi e l'approvazione del progetto preliminare dal Consiglio Comunale, invariando lo strumento urbanistico vigente. L'approvazione della variante presso l'assessorato regionale e da qui si viene poi la realizzazione del CCR. Mentre per quanto riguarda il progetto di finanza, si pubblica il bando sulla base dello studio di fattibilità, si valuta l'offerta pervenute da parte della commissione, si individua un promotore di diritto di prelazione e poi chiaramente c'è questo approfondimento del progetto preliminare con una conferenza di servizi. L'approvazione del progetto e l'approvazione del progetto sulla variante assessorato alla Regione. Allora, a questo punto io credo, come si è stabilito anche in commissione, che la strada da fare sia questa. Per quanto mi riguarda, possiamo dare indirizzo all'ufficio tecnico per iniziare la pubblicazione del bando. Questo è quanto. Un attimo soltanto, consigliere Reciti, ringrazio il consigliere Di Paola per il suo intervento. Ritengo che la questione la si debba gestire come nell'ambito delle comunicazioni, quindi faremo intervenire un consigliere per gruppo consiliare sulla questione posta dal consigliere Di Paola, che ritengo sia di rilevanza. Consigliere Reciti, prego, a quale numero? Prego. Mi sembra che da questa esposizione dei fatti ci siano delle date molto contrastanti in merito a quello che si dovrebbe ottenere nella realizzazione di questo CCR. Quando cita la delibera 57 del Consiglio Comunale del 29-10-2008, che non consente di attivare procedure necessarie per la realizzazione di nuovi interventi produttivi in variante allo strumento urbanistico posti in essere da soggetti privati. Ma che c'entra? Noi non è che siamo soggetti privati. Che significa? Consentite, io vorrei parlare. Significa che quando noi abbiamo cercato di stabilire un sito, era chiaro che dobbiamo fare una variante allo strumento urbanistico. Non ci è stato detto che non si può fare. E poi, scusate, se attiviamo delle procedure e poi le sospendiamo e ci diciamo sono tutte sbagliate e noi le attiviamo altre nuove,
Pensiamo che non siamo credibili. Questo è quello che mi dispiace stasera leggendo in questo, che oggi ci viene proposto che la via da percorrere è questa, ma allora tutto quello che abbiamo fatto in quest'anno, così, è tutto sbagliato? Presidente, mi consenta di dirlo questo. L'individuazione dell'area, come si faceva il vostro progetto in quell'area? Così? Era un progetto fatto senza senso? Non ci aveva i requisiti? Perché la variante stava a fare sullo strumento urbanistico, o no? Allora ritengo che prima che si facciano queste cose bisogna ragionarle e discuterle bene. Ora ci imbalachiamo a fare una procedura di individuare come si deve fare questo CCR, dobbiamo stabilire se si deve fare con fondi pubblici perché c'è un percorso o si fa con un progetto di finanza che c'è un altro percorso. Giustissimo, ma perché non si faceva un anno fa? O perché ne parlavano prima le ditte per parlare? Ora ci diciamo alla ditta, non ci interessi più? Lo so, vorrei una risposta. Prima che è giusto che si faccia il CCR e si faccia bene, ma diamo i criteri giusti per come valutare le cose. No pensando che è così, una volta diciamo una cosa, una volta diciamo un'altra cosa. Non siamo credibili. Grazie. Grazie consigliere Raciti. Prego, consigliere del gruppo di maggioranza, il consigliere Di Paola. Prego. Sì, in parte potrebbe essere anche giusto. Il discorso è questo, che arrivata la comunicazione della ditta privata, chiaramente senza un bando pubblico, qualcuno poteva obiettare su questo, mentre con la pubblicazione di un bando pubblico, ovviamente aperto a tutti, è un modo più trasparente verso i cittadini per acquisire, chiaramente questo non, su questo potrebbe rispondere meglio l'ufficio tecnico, chiaramente, che non vedo che sia presente l'ingegnere in questa sede. Questo comunque è stato quello che è stato discusso nella seduta del numero 17 e 31 marzo, dove l'ingegnere stesso ha esposto il suo piano. Credo che sia, a prescindere della tempistica, credo che sia una strada, forse l'unica percorribile, se vogliamo arrivare alla realizzazione del CCR. Fare questo bando pubblico e da qui risalire poi nei vari punti che ho appena detto. Grazie consigliere Di Paola. Esaurito questo punto all'ordine del giorno, io le ho detto che utilizziamo lo strumento che si utilizza per le comunicazioni. Prego. Ultimata la discussione sul punto all'ordine del giorno, si passa al punto numero 4, proposta di delibera sul regolamento per la disciplina del compostaggio domestico. Il punto del quale stiamo trattando, consigliere Raciti, l'ho detto prima che avremmo trattato il punto come nell'ambito delle comunicazioni, quindi con un intervento per parte. È intervenuto lei, è intervenuto il consigliere Di Paola, poiché di comunicazione si tratta, altro non possiamo fare. Per quanto riguarda proposta di delibera sul regolamento per la disciplina del compostaggio domestico, punto numero 4 all'ordine del giorno, così come già comunicato in sede di conferenza dei capigruppo odierna, così come comunicato in sede di conferenza dei capigruppo odierna, si è riscontrato che i tempi di pubblicazione del presente atto non sono stati esauriti, perché l'atto è stato pubblicato il 17 aprile. Tempi di pubblicazione si esauriscono in 10 giorni il 28 aprile.
quindi ritengo che l'atto non possa essere trattato in questa seduta. Sottopongo la questione ai consiglieri presenti in aula. Chiedo di votare per il rinvio dell'atto alla seduta successiva. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Quindi, così come già discusso in conferenza dei capigruppo, l'atto sarà inserito all'ordine del giorno del Consiglio comunale prossimo. Siamo al quinto punto all'ordine del giorno, proposta di delibera sui criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali. La proposta è a firma della dottoressa Nerina Scandurra, segretario, ed è avallata dal parere di regolarità tecnica della dottoressa Lucia Rocca. Vi do lettura della proposta. Oggetto criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali. Premesso che è volontà di questa amministrazione comunale adeguarsi ai principi. Ah, avevo capito che mi stava dicendo qualche cosa. Premesso che è volontà di questa amministrazione comunale adeguarsi ai principi contenuti nella riforma del pubblico impiego a partire dal decreto legislativo 150/2009, cosiddetto decreto Brunetta, che tale riforma è improntata alla crescita dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'operato della pubblica amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore responsabilizzazione della dirigenza, che la responsabilizzazione della dirigenza pubblica passa attraverso il riconoscimento del suo ruolo manageriale, dell'autonomia decisionale nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale quali datori di lavoro, che i principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare attraverso una migliore organizzazione del lavoro elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione. Che la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione della performance. Che sussiste la necessità di rivedere l'organizzazione della struttura dell'ente con snellimento dell'articolazione dei servizi al fine di rendere i medesimi più efficienti e funzionali. Che una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane si ottiene anche mediante processi di mobilità, rotazione e riconversione professionale con il potenziamento dei servizi a seconda degli obiettivi dell'amministrazione ed attivando efficienti servizi online al cittadino e alle imprese, oltre che con l'implementazione di efficaci sistemi di partecipazione del cittadino al fine di rendere l'ente una casa di vetro per il cittadino stesso. Che è emersa la necessità di responsabilizzazione delle posizioni organizzative, ripartendo meglio le rispettive competenze, creando una diretta sinergia tra le varie aree di posizione organizzativa, attribuendo maggiore peso alla valutazione dei risultati. Che è indispensabile implementare l'organizzazione e la valutazione delle attività, incrementando la gestione per obiettivi preventivamente concordati con l'amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse assegnate, motivando i dirigenti responsabili di posizione organizzativa e gli uffici da questi diretti a migliorare il sistema procedimentale di gestione delle diverse fasi dei singoli procedimenti amministrativi, in un'ottica di maggiore coinvolgimento del cittadino, che è opportuno prevedere una nuova impostazione dei sistemi di controllo anche attraverso la collaborazione del nucleo interno di valutazione di recente istituzione, che è necessario potenziare i sistemi informatici al fine di ottimizzare la comunicazione interna attraverso intranet ed esterna tramite la rete civica al fine di migliorare il rapporto con la cittadinanza. Che è improcrastinabile l'esigenza di incrementare il processo di formazione obbligatoria del personale dipendente, non solo per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro e per quanto concerne la riservatezza e il trattamento dei dati personali, ma soprattutto per quanto più direttamente concerne la crescita professionale degli stessi e al miglioramento dell'efficienza della macchina amministrativa. Che è indispensabile verificare altresì la possibilità economica di percorsi formativi orientati alle necessità dei vari uffici, in un'ottica di maggiore valorizzazione ed accrescimento professionale.
che è d'obbligo attivare un immediato adeguamento ed aggiornamento del sito internet relativamente alle nuove disposizioni in materia di trasparenza e comunicazione, che è emersa l'indispensabilità di rivisitare gli orari di alcuni servizi per ciò che riguarda in primo luogo l'apertura al pubblico dei vari uffici dell'ente al fine di facilitare ed ottimizzare il rapporto con l'utenza. Dato atto che quanto sopra comporta per le amministrazioni pubbliche una revisione dei propri strumenti gestionali ed organizzativi, oltre alla necessità di intraprendere un percorso di adeguamento alle disposizioni vigenti in materia, che passa anche attraverso l'adozione di un nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da completare al più presto, stante che il precedente regolamento risale all'anno 2001, non contempla i principi sopraenunciati. Richiamati l'articolo 89 del decreto legislativo 267/2000, in forza del quale ciascun ente disciplina con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. L'articolo 48, comma 3 del sopracitato decreto, in virtù del quale compete alla Giunta Comunale l'adozione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Rilevata la necessità di definire gli indirizzi a cui la Giunta Comunale dovrà adeguarsi per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune e per la revisione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi succitati, ritenuto altresì alla luce delle motivazioni di cui in premessa di dover far propri ed approvare i criteri generali di seguito esposti al fine di aggiornare la struttura rendendola più rispondente alle attuali necessità e dei cambiamenti normativi intervenuti nel frattempo e da ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità propri della pubblica amministrazione, ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 4891 e successive modifiche ed integrazioni, dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area 1 ai sensi dell'articolo 49,1 e 147 bis, 1 del decreto legislativo 267/2000 ed articolo 12 della legge regionale 30 del 2000, visto il testo unico degli enti locali, visto il decreto legislativo 165/2001, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, l'ordinamento degli enti locali 15.363 successive modifiche, la legge regionale 30 del 2000, la legge regionale 4891, si propone, per i motivi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di approvare per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono quindi integralmente riportati i seguenti criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune. Ok. Quindi questi? Sono quelli che sono le premesse. Ok. Bene, quindi non è. Se le ritiene che non è necessaria la riproposizione, io no. Io più che altro darei la parola a lei, dottoressa Scandura, perché ci esponga brevissimamente di che cosa stiamo parlando, visto che l'atto è a sua firma. Prego, le abilito il microfono numero 8. L'argomento l'abbiamo trattato in commissione consiliare. Come si è visto nella proposta, il vigente regolamento degli uffici dei servizi del Comune di Santa Venerina è datato, è del 2001 e andava obbligatoriamente adeguato dopo quantomeno il decreto Brunetta. Non è avvenuto e in questa fase stiamo procedendo per come prevede la norma ad adeguarlo. Il Consiglio Comunale ha il compito di designare quelli che sono i principi sui quali poi la Giunta dovrà elaborare il regolamento degli uffici e dei servizi, principi guida che sono stati espressi in questa proposta, sono presi direttamente dal testo del decreto Brunetta, nonché poi c'è un riferimento all'attuale normativa sulla trasparenza, il decreto legislativo 33 del 2013, infatti si parla di pubblicazione di atti, di internet, di un sistema di accesso civico e di quindi trasparenza. E si fa altresì riferimento
anche alla trasparenza è connessa anche alla prevenzione della corruzione e quindi l'adeguamento anche al decreto legislativo 39 del 2013. Quindi sono tutti principi che sono stati tratti dalle attuali norme che regolano il funzionamento della pubblica amministrazione. Grazie per il suo intervento, dottoressa Scandura. Aperto il dibattito sul punto, prego. Consigliere Maran. Visto che abbiamo sentito la dottoressa intervenire sull'argomento e su questo strumento, volevamo capire quale tipo di indirizzo nella prospettiva anche per visto abbiamo apprezzato i contenuti del documento prodotto dalla dottoressa, volevamo capire se rispetto al documento di prima, diciamo, ci sono evidentemente delle novità di indirizzo di gestione e quali sono gli obiettivi contenuti nel documento come novità rispetto a quello di prima. Grazie. Grazie consigliere Marano. Dottoressa Scandura, prego. Allora, come ho detto, c'è un chiaro riferimento all'obbligo da parte degli uffici di organizzare il lavoro degli stessi attraverso l'utilizzo di sistemi che consentano l'accesso libero, chiamato accesso civico, appunto al decreto legislativo 30 del 2013, alle informazioni relative all'agire della pubblica amministrazione in tutti i suoi campi. Nonché c'è un chiaro ed esplicito riferimento al fatto che i comportamenti organizzativi dei dipendenti debbano essere oggetto di valutazione e questa valutazione passa attraverso l'assegnazione degli obiettivi da parte della pubblica amministrazione. Quindi non è possibile l'erogazione del salario accessorio, se per fare un esempio concreto, non è più possibile, non lo è da tempo, l'erogazione del salario accessorio senza la previa assegnazione di obiettivi da parte dell'amministrazione e senza la successiva valutazione della performance organizzativa ed individuale. Per organizzativa si intende l'apporto che ogni dipendente dà al raggiungimento di un obiettivo, la performance individuale è quella del singolo. Quindi io, capo settore, se sono valutato negativamente, non percepisco nessun salario accessorio, è accaduta, il personale a me assegnato non può percepire salario accessorio perché a sua volta non ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'amministrazione. Tutti questi principi devono improntare l'agire della pubblica amministrazione. Allora, questi riferimenti nel vecchio regolamento non erano così chiari ed espliciti. Adesso non costituiscono una facoltà, ma un obbligo. Quindi il nuovo regolamento degli uffici dei servizi che l'amministrazione dovrà adottare in ottemperanza ai principi dettati al Consiglio Comunale dovrà tenere conto del discorso della valutazione della performance, dovrà tenere conto del nuovo sistema dei controlli, sia preventivi che successivi, sempre previsti dalla normativa successiva a quella che era vigente nel 2001, quando è stato adottato il regolamento del Comune di Santa Venerina. Prevederà il discorso del richiamo alla trasparenza e quelli che sono gli obblighi sempre dei dipendenti di osservanza della trasparenza. Non lo so. Questo è sinteticamente le novità. Basta poi guardare il vecchio regolamento per rendersi conto che non erano indicate.
Grazie alla dottoressa Scandura per la sua puntualizzazione. Consigliere Marano, si ritiene soddisfatto della chiarificazione? Ci sono altre parti di intervento? Prego. Io ho fatto un intervento, non ho fatto un'interrogazione. Quindi lei che mi chiama in causa se io sono soddisfatto o meno, io la ringrazio del fatto che lei si preoccupa del fatto se io sono soddisfatto o meno, giusto? Però non volevo intervenire, ma visto che mi ci trovo volevo chiedere alla dottoressa, questo si inquadra come un regolamento vero e proprio, come un... Come? Sono principi. Sono i principi allora, che dovranno regolare il regolamento che dovrà allora, fare la Giunta. Sì. Voi potreste prevederne altri. Questa è la mia proposta, ma è la potestà del Consiglio Comunale. Benissimo. Visto che mi ci trovo, mi piace sempre capire le cose prima che poi le scrivo in positivo o in negativo. Ma non si configura sempre come un atto di gestione questo che, diciamo... poteva anche non venire in consiglio comunale oppure... No, è obbligatoriamente previsto dall'articolo 32 della legge regionale 48 e 91. È previsto dalla normativa. Quindi noi su questo dovremmo esprimere un parere, un voto, che cosa? Dovete votarli. Quindi dobbiamo dire o sì o no. È una proposta di delibera. Solo questa volta viene dalla segretaria. La proposta l'ho fatta io, però la competenza è del responsabile del settore affari generali. Cioè, no, come per dire, scusi, cioè, non è dell'amministrazione, cioè è direttamente dal segretario. In qualità di segretario non ho potuto non notare che in questo momento voi non eravate... non avete adeguato i vostri strumenti regolamentari con la legge e quindi rientra nella competenza del segretario fornirvi un supporto giuridico, cosa che ho fatto. No, no, perché noi alla segretaria glielo approviamo, eventualmente al consigliere Sorbello evidentemente no. Ok, grazie. Bene, grazie ancora alla segretaria per i chiarimenti forniti. Ci sono ulteriori interventi sulla proposta di delibera prodotta dalla segretaria? Sembrerebbe che non ci siano ulteriori interventi sulla proposta di delibera sulla quale stiamo discutendo. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto da estendere. Non ci sono dichiarazioni di voto in merito alla proposta. A questo punto la possiamo porre senz'altro a votazione. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Approvato alla... Sono consigliere Sorbelle, sì, no, ni? Sì. Approvato all'unanimità dei presenti. Abbiamo necessità di renderla immediatamente esecutiva? No. Bene. Ultimati i lavori d'aula alle 12.01. Dichiariamo chiusa la seduta. Buonanotte a tutti. 12.01. Thank you.